Buongiorno, oggi siamo in collegamento con due dirigenti scolastici, precisamente con Francesca Di Liberti, dirigente del liceo statale Regina Margherita di Torino, e con Luca Azzollini, dirigente dell'istituto professionale Paolo Frisi di Milano. Parliamo con loro di un argomento che insomma, è molto di attualità, e cioè la questione del cosiddetto liceo Made in Italy. Loro sono dirigenti entrambi in due scuole superiori che hanno al loro interno un indirizzo economico-sociale. Ecco, sappiamo che qualche settimana fa il governo ha presentato un disegno di legge per istituire il liceo Made in Italy. Il disegno di legge dice che questo liceo Made in Italy dovrà in qualche modo assorbire l'economico-sociale tuttora esistente. Ovviamente i problemi che si pongono sono parecchi, perché si tratta di capire come questo progetto potrà andare in porto e come appunto l'esperienza che in questi 10 anni si è fatta negli economico-sociali potrà essere utilizzata a favore degli studenti con il nuovo liceo Made in Italy. Allora, oltretutto, le persone con cui stiamo parlando sono state o sono, a seconda dei due casi, anche i referenti nazionali di una rete nazionale degli economico-sociali. Luca Azzollini è stato il primo referente quando la rete è nata nel 2014, dico bene? Perfetto. Mentre attualmente la referente della rete è appunto Francesca Di Liberti. Allora, voi come rete nazionale, che cosa avete fatto e che cosa state facendo? Di Liberti, ci dica. Dunque, come rete nazionale siamo stati innanzitutto sorpresi dalla notizia che dal 2024-25 il liceo del Made in Italy sarebbe confluito sull'economico-sociale e soprattutto dalla variazione di quel comma con cui continuerebbero ad essere attivi soltanto le classi seconde, terze, quarte e quinte del liceo economico-sociale, non più le prime. Questo ci ha sollecitati immediatamente per una riflessione condivisa con la rete, perché abbiamo compreso immediatamente che avrebbe cambiato la vita delle nostre scuole. La rete è un organismo molto dinamico, come del resto lo è l'indirizzo economico-sociale, ragion per cui non è stato difficile metterci immediatamente al lavoro per cercare di produrre una serie di riflessioni che potessero, come dire, essere di utilità alle direzioni generali e ai decisori politici in questo momento così delicato della vita dei licei economico-sociali. Quindi questo è successo. Il documento poi è stato condiviso da tutte le reti, da tutti i capofila regionali. Siamo 17 articolazioni, appunto, che da nord a sud. Ciascuno di noi ha espresso la propria posizione, anche mettendo in evidenza quelle che sono le specificità territoriali. Sappiamo bene che la nostra Italia è stretta e lunga e che la scuola deve rispondere a molteplici bisogni e contesti diversissimi. Quindi qualcosa che deve essere plasmato e adattato. Quindi quando si introduce una novità, la rete si interroga a fondo proprio per cercare di rispondere al meglio a quelli che sono i bisogni dei territori. Senta Azzolini, ma spieghiamolo magari a chi non è un addetto ai lavori. Nel concreto, negli economico-sociali, cos'è che si studia in particolare? Cioè, che cos'è che contraddistingue l'indirizzo economico-sociale da altri indirizzi di scuola superiore? Quando l'abbiamo pensato, il liceo economico-sociale voleva provare a lanciare una sfida culturale abbastanza alta. Io ricordo una conferenza del professor Zamagni, grande economista, ancora nel 2010, che inquadrava
l'economia politica come una scienza sociale in grado di fornire una lettura della realtà che si poteva andare ad affiancare alla la lettura della realtà che possono fornire i licei classici con diciamo, il greco e il latino, con tutte insomma, le scienze a quello collegate, oppure il liceo scientifico che utilizza la scienza come strumento di lettura della realtà. Ecco, l'economico-sociale aveva, e ha tutt'oggi, l'idea di provare a fornire ai suoi iscritti uno strumento di lettura della realtà che è basato sulla riflessione economica e sulla riflessione giuridica, che, e questa era la grossa scommessa che allora facemmo, non dovevano essere visti, come era successo fino a quel momento, solo come discipline della cultura tecnica professionale, che vanno benissimo, intendiamoci bene, ma come strumento di riflessione di carattere liceale, cioè il liceo serve per farti riflettere bene il diritto, l'economia, la sociologia, l'antropologia, sono altrettanti strumenti che ti permettono di riflettere sul reale che vedi. A questo si erano aggiunte le due lingue straniere perché si voleva dare a questo liceo una caratura di carattere internazionale. Senta Diliberti, abbiamo sentito appunto dalle parole del suo collega che cosa prevede il liceo economico-sociale dal punto di vista del profilo culturale e scientifico. Il liceo Made in Italy invece che cosa prevede, almeno sulla carta in questo momento? Poi ovviamente il dibattito parlamentare potrebbe anche cambiare delle cose, ma allo stato attuale il Made in Italy che cosa prevede? Cosa ci sarebbe di diverso rispetto all'economico-sociale? Allora, dalle prime indicazioni e da quello che abbiamo letto finora, ci sarebbe una curvatura maggiore sulle scienze economico-aziendale e appunto su questo concetto appunto di Made in Italy che deve essere ancora tutto declinato. Il quadro orario non è stato reso noto. Ci sono elementi di continuità con il liceo economico-sociale ed elementi di discontinuità, appunto come abbiamo puntualizzato nel documento. È chiaro e risulta evidente che i risultati di apprendimento dovrebbero essere quelli di un indirizzo liceale. Si punta di più sull'arte, si introduce lo studio dell'informatica, si diminuisce lo studio, almeno da quanto abbiamo capito e da quanto è stato detto, per quanto riguarda il diritto e l'economia politica che tornerebbe sul biennio, mentre il triennio sarebbe più concentrato su una classe di concorso che appare vicina a quella delle scienze, cioè dell'economia aziendale. Anche lì abbiamo evidenziato che comunque una classe di concorso di economia aziendale, anche lì ci sarà bisogno di formazione docenti, chiaramente, perché a tutti noi questo Made in Italy dobbiamo formare i docenti, sicuramente, non sarà un passaggio automatico. Ora, come voi sapete, oramai ci stiamo avviando verso quella che viene chiamata la stagione dell'inverno demografico. Inverno demografico che ormai ha colpito, che sta colpendo pesantemente la scuola del primo ciclo, in particolare la scuola primaria, ma adesso l'inverno si sta spostando ampiamente anche sulla secondaria di primo grado. Nell'arco di qualche anno, ma neanche tanti, questo inverno si sposterà sulla secondaria di secondo grado. Ecco, non vi sembra un po', come dire, contraddittorio che in una situazione, demografica di questo tipo, si parli di ampliare ancora l'offerta formativa nella secondaria di secondo grado? Non si rischia di avere poi degli indirizzi che non riescono a raccogliere utenza semplicemente perché l'utenza non c'è. Cosa ne pensate, Diliberti? Ma io sono
Sono dubbiosa riguardo, capisco perfettamente l'ottimizzazione appunto anche delle risorse umane e finanziarie nell'ottica del calo demografico, però dobbiamo sempre rispondere alle esigenze del cambiamento. Noi siamo in una fortissima fase di accelerazione in questo momento. La scuola fa fatica spesso e volentieri a rispondere a quelli che sono i bisogni formativi. Quindi, più che ampliamento di un ammodernamento di tutto il sistema praticamente di istruzione del secondo grado, soprattutto nei curricoli, non tanto negli indirizzi, ma anche nei curricoli, è assolutamente necessaria. Stiamo lavorando anche con il PNRR per adeguarci praticamente alle professioni del futuro. Ritengo che l'ottica debba essere questa, sempre di guardare e di assicurare, di garantire ai nostri ragazzi il miglior futuro possibile. Quindi, di ragionare in questi termini, cioè lavorare per costruire nuovi indirizzi o praticamente curvare l'offerta formativa o innovare i curricoli sulla base di quelli che sono i reali bisogni formativi dei ragazzi, a prescindere che siano 10, 100, 1000, perché questo è il nostro compito, quello comunque di garantire ai ragazzi il miglior futuro possibile all'interno di un cambiamento che, guarda caso, qui il liceo economico-sociale riesce praticamente a seguire. Vorrei porre l'attenzione su un'ultima criticità. Nel liceo del Made in Italy scompaiono completamente le scienze sociali, al momento le scienze umane. Siamo in tempi di intelligenza artificiale. Fino a ieri guardavo praticamente sui vari siti anche delle università o di politecnici, dove c'è invece una grossissima attenzione all'introduzione di corsi di laurea scienze umane barra intelligenza artificiale. Stiamo parlando di indirizzi universitari dove non c'era assolutamente la cultura delle scienze umane. Più intelligenza artificiale abbiamo, più tecnologia abbiamo, più c'è bisogno di sociologia e di proprio tutte quelle scienze sociali che afferiscono proprio tutto l'ambito delle scienze umane. Ecco, io credo che dovremmo ragionare in termini di scelte governative e noi dirigenti scolastici di dare risposte soddisfacenti a famiglie e studenti affinché possano avere un futuro e che non siano dei pesci fuor d'acqua nel gestire il cambiamento, un cambiamento che innegabilmente c'è. Questa è la mia visione. Prego Luca, ti passo la parola. È vero che c'è l'inverno, ma c'è anche una crescente complessità della realtà che noi ci troviamo di fronte. Poi speriamo che l'inverno demografico, il calo demografico, a un certo punto c'è un impegno dell'attuale governo, insomma, affinché si inverta questa situazione, speriamo che col tempo si riesca anche a ottenerlo questo. Ma in ogni caso la complessità di ciò che noi abbiamo di fronte è sempre maggiore. E quindi andare ad ampliare l'offerta formativa non è necessariamente una cosa negativa, anche perché allora se dovessimo applicare questo ragionamento, mi permetta, so che è una battuta di spirito, in questo momento sono a fare, mi trovo ospite in un grande liceo classico di Milano a fare la maturità, il presidente di commissione, però allora scusate, cominciamo ad abolire quelli che sono in calo di iscritti, eliminiamo il liceo classico. No, non lo faremo mai. Eliminiamo il liceo musicale perché tanto non ha neanche tanti iscritti. No, sono pezzi, come accennavo prima, sono pezzi pregiati della nostra cultura che vanno salvaguardati, al di là del fatto che ci possa essere un calo demografico. Magari, sempre una battuta, potremmo abbassare un pochino il livello degli iscritti per le classi. Potrebbe essere un'idea. Certo. Ultimissima domanda, è quasi un po' un piccolo gioco in realtà. Se voi aveste poi la possibilità, il potere, la responsabilità di decidere quale disciplina, quale area disciplinare, quale materia voi lascereste assolutamente nel liceo Made in Italy,
una materia artistica, una materia linguistica, una materia economica, cosa lascereste? A me, per esempio, viene in mente che l'arte, la musica, come lei Azzolini citava proprio ora, è un pezzo importante del nostro Made in Italy. Quindi possiamo pensare di lasciare nel Made in Italy cose di questo genere? Oppure che cosa? Che altro? Azzolini, lei cosa metterebbe dentro il Made in Italy? Allora, una delle cose positive che io ci ho trovato è stata questa attenzione alla storia dell'arte. Vorrei spezzare una lancia anche su un'altra cosa. Noi abbiamo visto, lo accennava prima Francesca, un certo silenzio nel Made in Italy sulla sociologia. Però io vorrei dire che se si deve andare a formare persone che si occupino di management del nostro Made in Italy, eccetera, attenzione perché non c'è corso di economico aziendale, non so come dire, che non abbia al suo interno la formazione sociologica. Quindi attenzione a metterla da parte. È uno strumento molto importante, culturale. Quindi arte, musica, sociologia. Di Liberti lei invece che dice? Cosa lascerebbe dentro il Made in Italy? Cioè cosa vorrebbe nel Made in Italy? Allora, sicuramente le due lingue straniere mi vanno benissimo, anche perché io ho attivato un'opzione Cambridge addirittura sul liceo economico-sociale e manterrebbe la tradizione anche di Esabac e di sperimentazioni anche cinesi. Noi abbiamo dei less con il cinese. Non tralascerei assolutamente proprio il rapporto tra l'informatica / intelligenza artificiale per la creazione di nuovi, proprio lo studio di nuovi mercati associato appunto alle scienze umane. E poi non tralascerei l'italiano assolutamente, la lingua italiana, perché quella, essendo una base liceale, praticamente italiano, storia, geostoria sono praticamente chiavi di lettura indispensabili per leggere il mondo, anche perché comunque parliamo di impianto liceale. Volevo dire un'ultima cosa. C'è un'interessante visione della matematica sconosciuta, ecco, qui pongo l'attenzione su quest'ultima cosa. Chi si è approcciato ultimamente al liceo economico-sociale ha dovuto rivedere la propria posizione in merito alla matematica. Storicamente i ragazzi sono iscritti a scienze umane o economico-sociale perché non erano bravi in matematica. Attenzione, perché la matematica ha una triangolazione fondamentale e con il diritto all'economia e con le scienze umane, proprio con la statistica e la metodologia della ricerca sociale, che è qualcosa che è assolutamente indispensabile se vogliamo fare, non lo so, vogliamo sviluppare anche un mercato del Made in Italy. Io adesso non sono brava in questo perché non è la mia materia, ecco, non bisognerà approfondire tutti questi aspetti. Ma la significatività della matematica in questo progetto di studi, sia all'interno del liceo economico-sociale, qui noi abbiamo fatto un grossissimo lavoro di formazione degli insegnanti attraverso la rete, proprio con la triangolazione delle due discipline, e abbiamo realizzato veramente progetti di PCTO innovativi che hanno reso significativi gli apprendimenti dei ragazzi. Questo è un punto di forza dei licei economico-sociali. In sostanza abbiamo già messo in piedi un po' il curriculum del liceo Made in Italy. Abbiamo detto arte, musica, sociologia, lingue straniere, lingua e letteratura italiana, senza trascurare l'informatica, l'intelligenza artificiale, senza dimenticare, come ha detto Di Liberti, la matematica, che è alla base anche della metodologia della ricerca sociale. Detto tutto questo, non dimentichiamo che c'è da considerare invece quello che capiterà per il liceo economico-sociale, che giustamente voi ritenete che debba rimanere un cardine fondamentale, un pezzo fondamentale della formazione superiore. Di Liberti, vuoi concludere su questo? Sì, ci abbiamo pensato tanto e credo che la rete si sia espressa all'unanimità. Riteniamo che non ci sia una sovrapposizione dei due licei, ma che ci debba essere una curvatura doppia, praticamente tra un impianto più storico-filosofico e sociologico del liceo economico-sociale, che è quello che stiamo facendo adesso, e una curvatura invece più sul Made in Italy di natura
operativa o praticamente curvata appunto verso una dimensione più aziendale. Questi due sono, noi proponiamo due licei complementari di un unico ambito giuridico-economico. In questo modo completeremmo veramente il panorama, cioè quel vuoto che avremmo voluto colmare effettivamente, perché si parla sempre di vuoti da colmare, almeno dal 2010, Luca, non sbagliamo in questo, quando già con il liceo economico-sociale si voleva colmare un vuoto nell'ordinamento. Sì, d'altra parte, i licei economico-sociali oggi sono 500, quindi sono una realtà importante, 300 fanno parte anche della rete nazionale, quindi non si può dimenticare questa realtà che si è consolidata in quasi 10 anni e quindi insomma, teniamone conto quando poi si andrà a discutere dei curricoli e dei percorsi di formazione. Ma sicuramente ci sarà ancora tempo per parlarne perché credo che il percorso del disegno di legge non sarà esattamente brevissimo. Quindi penso che avremo modo nei prossimi mesi ancora di discuterne a lungo e sicuramente io mi auguro che la vostra esperienza, non solo di voi due, ma anche di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato negli economico-sociali, che la vostra esperienza venga tenuta in conto e venga utilizzata per fare una riforma, un aggiustamento dei curricoli, utile ai nostri ragazzi. Grazie alla professoressa Francesca Di Liberti, grazie al professor Luca Azzolini per il loro contributo. Auguri di buon lavoro.